Già ci sta. Entriamo in cronaca per il rigore con gli Acché. Ferraro. Il tiro, il gol. Nonostante la parata del portiere. E Ferraro ce lo viene a dedicare. 2-1 per gli Acché contro gli amici del Cammello. È andato a segno Ferraro, appena entrati, quindi in diretta. Attenzione alla battuta degli amici del Cammello, sicuramente ci proveranno. Il destro, palla che si infrange contro la barriera. Il ritorno tra i pali di Giampiero Giunta, ancora il ritorno da Milano. Attenzione alla laterale che batterà la vecchia. Tocco corto, potrebbe provarci. Iorio intercetta il destro dalla distanza. Vola Giunta. Il pallone termina fuori. La vecchia a battere questo calcio d'angolo. Movimento in mezzo. Il tiro, la palla che viene intercettata. Michele Iorio prova ad andare. Numero di Iorio che però viene fermato. La vecchia fermato dal Pocio Ciranna, che non è in campo ma indossa la maglietta del Pocio Ciranna. Un giocatore degli Acché purtroppo non conosciamo. Pocio Ciranna è proprio lì invece alle spalle di Alessandro Savoia, che sta seguendo la sua compagine. Ferraro, il dribbling per Ioro, potrebbe allargare per Dinacci. Dinacci, grandissima chiusura da parte del numero 27. La vecchia protesta perché Mauriello chiede un phone, anche se scusate, la vecchia è l'imbecille. Ma non ha capito. Mauriello va a rubare nello spogliatoio della Roma un phone. Laterale. Bilotto regala il pallone agli Acché. Ferraro lo mette a terra. Ferraro, vediamo questo cross teso. Iorio solo al volo, palla che esce di un soffio. Ultima azione, poi interromperemo il collegamento in odore di nazionale per gli amici del Cammello. Circolo, la vecchia ed Erra. Per gli Acché invece i convocati sono Ferraro e Iorio. Adesso l'azione di Nacci, anche lui sicuramente starà guadagnando un posto in nazionale, ma Dinacci dimostra la sua utilità, può giocare infatti sia a tre pali che in difesa. Adesso con il ritorno di Giunta si schiera difensore. Pallone teso, lungo, Giunta fa buona guardia sul colpo di testa del numero 7. Sponda per Iorio, che però non riesce a trovare un compagno. Interrompiamo qui il nostro collegamento.